Ciao ragazzi, oggi pomeriggio ho qualche ora di tempo e ho deciso di venire a fare due passi in faggeta. È quasi ora di cena, quindi dovrò cucinarmi qualcosa. Prima però voglio farvi vedere che cosa ho portato oggi con me per questa uscita. Dopo diversi mesi di riflessioni, prove e perfezionamenti, ho messo su un setup minimalista per uscite giornaliere, setup che poi voglio trasferire anche al pernotto. Minimalista nel mio caso significa due cose: che ho portato il minimo indispensabile, che nel comporre il set ho cercato di evitare, nei limiti del possibile, l'utilizzo di materiali ed attrezzature troppo moderni. Prima che qualcuno mi attribuisca meriti che non ho, ragazzi, voglio specificare subito che questa cosa qui non significa che io abbia rinunciato alla modernità. Io, come gusto, prediligo, diciamo, il vintage. E sono un appassionato ed uno studioso di tecniche primitive, quindi le mie sperimentazioni si dirigono in tal senso. Poi se vado sul ghiacciaio non è che porto sta roba. Nelle mie uscite in montagna continuo ad utilizzare l'abbigliamento e le dotazioni moderne per questioni di comodità e soprattutto di sicurezza. Fatte queste premesse, andiamo a vedere il contenuto dello zaino. All'esterno ho legato una pelle di capra tramite questi laccetti, sempre in pelle. Questa mi serve fondamentalmente per sedermici sopra e per appoggiare gli oggetti. All'interno ho messo degli indumenti pesanti, uno dei quali lo indosso subito. Ho un tarp, questi due kit, uno e due. Nella borsa in cuoio sono contenuti sostanzialmente degli utensili, mentre in questo sacchetto qui c'è tutto il necessario per cucinare. Ho già parlato in maniera dettagliata di questi due kit in altri video. Quindi non sto a ripetermi, vi lascio i link e se vi interessa ve li andate a vedere. Nelle tasche laterali ho messo una borraccia con l'acqua, e da quest'altra parte qualche picchetto per il tarp e un sacchetto con del pellet che poi vi spiegherò a che cosa serve. Lo zaino è dell'esercito tedesco, 30 litri di capacità, tutto sommato abbastanza comodo per essere uno zaino militare. È fatto di un cotone veramente pesante e all'apparenza indistruttibile, si vede che è proprio una cosa fatta per durare nel tempo. Voglio farvi vedere il coltello che ho portato oggi. È il canadiense della Joker. L'ho già testato in un paio d'occasioni e l'ho trovato veramente ottimo. Oggi voglio utilizzarlo per costruire un piccolo supporto per la cucina. Adesso mi metto al lavoro così vi faccio capire di cosa parlo.
Sono un po' attardato, ragazzi, perché mi sono messo a fare lavori da accetta e da sega con un coltello, cosa che non va fatta. Però volevo stressare un po' il canadense, vedere come si comporta, e devo dire è veramente una bomba. È quasi buio. Adesso accendo subito il fuoco. Ho dovuto ripiegare su un tipo di supporto un po' più semplice rispetto a quello che avevo in mente, perché si è fatto buio in un batter d'occhio e non avevo più tempo. Poi magari ve lo faccio vedere prossimamente. Questo qui è veramente semplicissimo. Vediamo se riesco a farvi vedere un attimo cosa bolle in pentola. Spezzatino di pollo con salsiccia. Ho usato del pellet per alimentare il fornello, cosa che mi avevano consigliato in parecchi e devo dire che funziona abbastanza bene. Si riempie di pellet e poi si accende il fuoco in cima e dopo un po' va abbastanza bene da solo. Si può fare anche con rametti piccoli, ma chiaramente il pellet è più efficiente. Stasera ho portato questo perché sapevo di avere poco tempo. Poi ne ho avuto ancora meno di quello che immaginavo. Siamo ragazzi, è pronto. Mi godo la mia cena nel silenzio e nella tranquillità del bosco. Iniziano a sentirsi tutti i vari versi degli uccelli e degli animali notturni. Io starò qui a rompergli le balle ancora per un po' e poi me ne vado. Lo stove ancora va. Adesso ci ho buttato proprio adesso un pochetto di legna, ma è una mezz'oretta che va da solo tranquillo. Sto tornando verso casa, ragazzi. Stacco la registrazione perché è buio ed è meglio che guardi dove sto mettendo i piedi. Grazie per essere stati con me in questa breve uscita e ci vediamo ad un prossimo video.